Presentato in sala giunta della città laniera il nuovo progetto Alia Multi Utility, che prevede attraverso un'app lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dal centro entro 3 ore e fuori dal centro di Prato entro 6 ore. 48 ore invece per quanto riguarda il rifiuto tessile, che rappresenta per Prato il 15% di tutti i rifiuti abbandonati. È un servizio a cui teniamo molto, peraltro era un'indicazione inserita nel nostro programma di governo che ho chiesto subito ad Alia, e ringrazio perché la velocità con cui hanno messo in piedi un servizio che è a tutto tondo, a 360 gradi, perché consente con l'app, che è veramente innovativa, ad arrivare in maniera capillare e veloce in tutti quelli che costituiscono luoghi di abbandono e quindi a mantenere la città pulita sia nel centro storico che nelle frazioni. Un servizio già attivo in una zona quanto mai importante, città laniera. Sì, è attivo per tutti i cittadini e per tutti coloro che lo vogliono utilizzare, un servizio per la segnalazione degli abbandoni nella città di Prato. Per quanto riguarda i tessili, noi siamo in grado di rimuoverli in 48 ore. Come avviene tutto questo? Attraverso l'app Alia App, che è scaricabile per tutti i telefoni, Android e iPhone, e attraverso una profilazione molto semplice in cui si rimane sempre poi collegati, si fa una foto georeferenziandola e si manda attraverso l'app ad Alia. Noi saremo in grado appunto di gestirla in questi tempi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Contemporaneamente continua l'azione della polizia locale, che si prende carico degli abbandoni più grandi, quindi dei sacchi neri del tessile, andando a fare una ricerca e un'indagine accurata per capire chi è responsabile degli abbandoni per la sanzione. Quindi sono due azioni, anzi più azioni messe insieme, che ci portano a quell'idea di decoro e di cura dell'ambiente che per noi è strategica e fondamentale. La logica è sempre di più sostituire infrastrutture fisiche con infrastrutture digitali, che ci permette di utilizzare le nostre risorse in campo in maniera ottimale, limitando i costi il più possibile e utilizzandola per diverse matrici. Oggi abbiamo presentato gli abbandoni e i ritiri ingombranti, nel prossimo anno metteremo mano agli oleesausti, agli sfalci di potatura, ai piccoli elettrodomestici che andremo a ritirare a casa delle persone quando serve, se serve.